Final Fantasy IX Remake si fa o non si fa? Discutiamone insieme. Sigla. Frank Slayer. Allora ragazzi, prima si doveva fare, poi non se ne è più parlato e adesso si torna a parlarne. Perché? Perché durante il PAX, oppure PAX East, quando Yoshida ha presentato la nuova espansione di Final Fantasy XIV, Dawn Trail, ha mostrato che ci sarebbero stati dei bonus pre-order legati a Final Fantasy IX. Per inciso, un pet di Jidan e un altro pet di Garnet o Dagger. In più, una nuova mount, Arc, che è una summon di Final Fantasy IX. Quando gli è stato chiesto come mai tutti questi bonus legati a Final Fantasy IX, Yoshida si è sigillato le labbra dicendo «è un segreto». Da qui, ragazzi, insomma, hanno iniziato tutti a speculare. Per quanto Final Fantasy XIV non è nuovo a fare espansioni dedicate ai vari Final Fantasy, è successo con Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII, mi sembra anche Final Fantasy IV e Final Fantasy III, sta di fatto però, anche Final Fantasy XV forse, sta di fatto però, ragazzi, che c'è di mezzo il Nvidia Leak, il famosissimo Nvidia Leak, che per i più giovani che magari non ne sanno nulla, dovete sapere che nel 2021 ci fu un leak esagerato nel database Nvidia. Da questo leak emersero titoli come Kingdom Hearts 4 prima che venne annunciato, Final Fantasy VII Remake PC prima che venne annunciato, Chrono Cross Remastered prima che venisse annunciata, Tactics Ogre Remastered prima che venisse annunciato, Tactics Ogre Reborn. Ecco, insieme a questi titoli però c'erano due titoli particolari che chiaramente non sono scappati all'attento occhio dei più appassionati. Final Fantasy IX Remake, che sembrava una randomata assurda, non aveva senso, e Final Fantasy Tactics Remastered. Ecco, questo secondo titolo invece è molto più probabile. Soprattutto dopo che hanno fatto uscire Tactics Ogre Remastered Reborn. A questo punto, ragazzi, se tanto mi dà tanto, a un certo punto della storia, Final Fantasy IX Remake è stato veramente in sviluppo. Poi però sappiamo che il nuovo presidente, Kiryu, è subentrato al vecchio e ha deciso di cambiare un po' di carte in tavola, dicendo basta giochini, più AAA, voglio più AAA e meno giochini. Noi non sappiamo l'entità del remake di Final Fantasy IX, perché secondo me non è assolutamente, se effettivamente è esistito a un certo punto, non credo proprio che fosse un gioco come Final Fantasy VII Remake. Io mi immagino più una sorta di operazione tipo quella di Atelier Marie, quindi fare una grafica sicuramente pulita, ma tenendola sempre stile il gioco originale, quindi probabilmente tutto in 3D, un po' similare, se vogliamo, al progetto amatoriale che si è visto qualche tempo fa, mi sfugge il nome, comunque insomma quello che state vedendo adesso, in sovraimpressione. Io mi immagino un qualcosa del genere, quindi tra virgolette un doppia A, non un tripla A. Mi immagino una world map praticamente tale quale a quella che c'era già, chiaramente un pochino più grande, fatta un filino meglio, ma non mi aspetto le aree open map di Final Fantasy VII Rebirth, capite? Il più grande dubbio poi è se questo gioco avrà un battle system action, magari stile Kingdom Hearts, per dire, oppure se manterrà un sistema ATB a turni, il battle system classico. Questo è un enorme dubbio. Vista la Squaresoft, o meglio, vista la Square Enix di oggi, è un bel dubbio. Sta di fatto, ragazzi, che comunque Yoshida, quando si è sigillato le labbra, ha detto che è un segreto, ha teasato qualcosa. C'è da dire che c'è anche la serie animata in sviluppo di Final Fantasy IX, che dovevano far vedere qualcosa qualche anno fa, anzi, si dice che hanno fatto vedere qualcosa a porte chiuse qualche anno fa, e gli investitori non erano soddisfatti. I rumor dicono questo. Non esiste nessuna dichiarazione ufficiale, naturalmente. Però potrebbe anche essere che quel progetto sia stato posticipato in quanto probabilmente non è piaciuto a qualche investitore. Un pochino come, se vi ricordate, il primissimo film di Sonic. Quando mostrarono il primo Sonic, il primo modello 3D di Sonic, era inguardabile. Era inguardabile, molti fan fecero casino su internet, cambiarono il modello per farne uno molto più simile a
alla mascotte Sega originale. Potrebbe essere che magari questo cartoon, perché comunque è fatto dai francesi, questo cartoon di Final Fantasy IX potrebbe non aver convinto e quindi magari sono ritornati a lavorarci su pesantemente. E magari questa collaborazione con Final Fantasy IX è stata fatta proprio per poi lanciare, spianare la strada a questo nuovo progetto di animazione legato a Final Fantasy IX. Però, comunque, il Nvidia leak, ragazzi, è una cosa reale, perché la maggior parte dei titoli che erano su quel dannato leak, poi a un certo punto sono usciti, o comunque sono stati annunciati. Quindi, ragazzi, si fa o non si fa questo Final Fantasy IX Remake? Anche perché, fino a qualche tempo fa, chiaramente erano super impegnati tra Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Rebirth, c'era anche quella robaccia di Forspoken. Ora come ora diciamo che c'è poca roba, a parte il DLC che è stato annunciato, la seconda parte del DLC di Final Fantasy XVI, che tra l'altro hanno detto che durerà circa 5 ore, fa sorridere. Comunque la questione è che al momento non c'è praticamente niente in pentola, a parte Dragon Quest XII che è semplicemente stato annunciato ed è sparito. Lo so ragazzi, lo vogliamo tutti, però non ha senso adesso aprire una parentesi su DQ12. E poi Dragon Quest 3 2DHD Remake, di quello in realtà il gioco ce l'hanno fatto vedere un paio di trailer, quel gioco lì prima o poi dovrà uscire, però resta un progetto minore. È vero che c'è sempre Final Fantasy VII Remake in sviluppo, però in realtà sappiamo benissimo che Square è grande, ha tante risorse e soprattutto certe volte i giochi li dà anche in outsourcing per farli sviluppare a studi esterni. Quindi ragazzi, c'è anche, non mi ricordo adesso come si chiamano, comunque i tizi che avevano fatto I Am Setsuna, no? Che mi sembra che poi erano stati effettivamente riassorbiti dentro Square Enix. Anche loro, probabilmente, insomma, qualcosa dovranno pur fare. Insomma, ragazzi, che cosa... Lo vogliamo un remake di Final Fantasy IX? Perché poi la grande domanda è questa. Ci serve un remake di Final Fantasy IX? Tanta gente è del parere che basta il gioco originale, tanto l'hanno rimasterizzato, poi comunque ci sono le mod che gli rendono gloria. L'ho giocato l'anno scorso, Final Fantasy IX, ho fatto anche la retrospettiva. Andatela a guardare se non l'avete guardata e nel caso riguardatela, perché è bella, bella. Io penso che ci serva un remake di Final Fantasy IX, se fatto chiaramente bene. Come la mia visione personale di un remake di Final Fantasy IX è lasciare principalmente il gioco tale quale a com'era e andare solamente a migliorarlo graficamente, un po' stile quel progetto amatoriale che abbiamo visto. Però io il gameplay non lo toccherei. Magari lo farei un filino più difficile, ecco, perché effettivamente Final Fantasy IX tendeva al facilotto. Magari farei un paio di due, tre difficoltà, con la terza un po' tostarella, per dare un po' di prestigio al Battle System, perché il Battle System era molto bello, anche se aveva due problematiche principali. Il Trans System, che è il sistema di limit, che non c'era modo di poter scegliere manualmente quando usare il Trans Mode, cioè una volta che la barra era piena ti trasformavi, ma se capitava durante una random battle stupidissima con un nemico stupidissimo, poi ti perdevi l'opportunità magari di usarlo contro il boss, perché era molto lento a caricare. Quindi io avrei messo comunque tipo la limit di Final Fantasy VII, uno switch per decidere quando usare il Trans Mode. Ecco, questa magari potrebbe essere una miglioria che potrebbero inserire nel gioco. E poi le summon erano inutili. Tra l'altro erano principali nel gioco, cioè le summon erano proprio una tematica principale del gioco, erano importantissime a livello di lore e di storia, però poi in realtà a livello di gameplay erano piuttosto inutili. Ecco, io lavorerei principalmente su queste due cose, però tenderei a lasciare il battle system tale quale, il sistema di apprendimento delle abilità tale quale, perché chiaramente era già fatto bene, Sakaguchi ragazzi ci aveva lavorato personalmente e si vede.
si vede, Ito più Sakaguchi è il dream team che qualsiasi Final Fantasy meriterebbe di avere tra le fila. E infatti Final Fantasy 9, per quanto poi al tempo, alla sua uscita, non fece benissimo, è stato rivalutato in super positivo dai fan, soprattutto maturando. Ad esempio io quando l'ho rigiocato l'ho rivalutato tanto, l'ho apprezzato molto, mentre quando l'avevo giocato da ragazzino, onestamente, no. Un'altra cosa è il Quadramaster, come si chiama, quello è da rifare totalmente. Quel gioco lì è da rifare totalmente. Quello originale non aveva senso, era random. Ragazzi, l'ho rigiocato anche l'anno scorso, vi giuro, è la cosa più random che io abbia mai visto in vita mia. Comunque, niente, ragazzi, Yoshida ha detto che è un segreto, quindi io mi aspetto che nell'arco di un mesetto qualche news riguardante Final Fantasy IX uscirà o il remake o l'anime. Staremo a vedere, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, io vi leggo sempre. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. A bye.